Quale chitarra devi comprare per iniziare a suonare? Quale tipologia di chitarra ti aiuterà ad imparare più velocemente? Ok, non è così semplice. Vediamo di capire qual è la chitarra giusta per te, per iniziare a suonare da zero o quasi. Allora, se non mi conosci, io sono David di suonarechitarra.com e sono anni che aiuto migliaia di persone su internet ad imparare a suonare la chitarra da soli, da autodidatti. Ok, allora abbiamo detto che in questo video vedremo quale chitarra dovresti comprare per iniziare a suonare. Partiamo dal presupposto che non esiste la chitarra perfetta per imparare a suonare. Il discorso è questo: se vuoi imparare a suonare la chitarra perché magari hai sentito un gruppo rock o metal che faceva delle canzoni interessanti, sentivi il suono della chitarra, ti è piaciuto e vuoi riprodurre quel suono, vuoi quello stile lì, ok? Bene, hai già le idee chiare, vuoi suonare il rock e il tuo obiettivo sarà la chitarra elettrica. Bene, a questo punto, per come la penso io, dovrai iniziare proprio con la chitarra elettrica. E ti spiego perché. Molti consigliano di partire con la chitarra classica, che è questa qui, dopo le andremo a vedere bene nel dettaglio, eh? Perché magari ha le corde in nylon, quindi fanno un po' meno male, perché ha le corde distanti, se impari con questa, poi con la chitarra elettrica sarà più facile. Ma questa teoria non ha molto senso, perché se io imparo con una chitarra classica, che ha una distanza tra le corde diversa, ha una serie di caratteristiche diverse che poi andremo a vedere durante il corso di questo video, e passo poi a una chitarra elettrica che ha le corde più vicine, eccetera, eccetera, io ho imparato con questa impostazione qui e devo praticamente ricominciare da zero per rifare un po' tutta l'impostazione, per abituarmi anche al nuovo tipo di chitarra. Ma se hai già le idee chiare, quindi sai che vuoi la chitarra elettrica, oppure sai che andrai a suonare la chitarra acustica, o sai che andrai a suonare la chitarra classica, devi iniziare con la tua chitarra preferita. Quindi ti piace la musica classica, vuoi suonare la musica classica? Compra una chitarra classica. Vuoi suonare la musica folk? Compra una chitarra acustica. Vuoi suonare fingerstyle? Chitarra acustica. Vuoi suonare invece il rock ed il metal? Ti compri la chitarra elettrica e inizi subito con queste chitarre, quella che sai già, se hai già le idee chiare, ovviamente, ripeto, andrai a suonare più tardi, quindi comincia con quella che hai già in mente, andrai a suonare. Però non tutti partono con già bene le idee chiare di quello che andranno a fare in seguito, quindi magari tu dici sì, mi piace il rock, però mi piace anche fare gli accordi, non so esattamente quale sia la chitarra che fa per me. In questo caso, quindi se non hai le idee chiare, magari è più giusto partire con una chitarra classica o acustica, ok? Ti sconsiglio l'elettrica all'inizio. Altra situazione che potresti avere è che hai già una chitarra a casa. Se ce l'hai già a casa, inizia con quella. Non ti preoccupare veramente, se hai una chitarra a casa, inizia con quella che almeno non spendi soldi, cominci a vedere come ti trovi, eccetera, eccetera, e poi farai le tue scelte, ok? Ma andiamo a vedere adesso tutte le caratteristiche, diciamo, principali delle tre tipologie principali di chitarra, una ripetizione, però è così, vediamo le caratteristiche più importanti delle tre categorie principali di chitarra, quindi classica che è questa, poi andremo a vedere l'acustica e poi l'elettrica. In questo modo anche tu, se non hai già bene le idee chiare, potrai farti un'idea di qual è la chitarra migliore nella tua situazione, ok? Allora, partiamo dalla chitarra classica, perché da quello che ho visto in generale, delle mie esperienze, dei miei allievi, eccetera, eccetera, nelle case in cui vado, solitamente la chitarra classica è un po' quella più comune, ok? Quindi magari ce l'hai a casa. Allora, parliamo partendo dalla chitarra classica, ok? Allora, caratteristiche della chitarra classica cosa sono? Intanto abbiamo una cassa armonica, ok? Quindi posso suonare questa chitarra anche senza attaccare dei cavi, avere l'amplificatore, perché poi vedremo con quella elettrica invece bisognerà comprare anche l'amplificatore. Abbiamo quindi un costo un po' leggermente più basso rispetto alle altre due tipologie di chitarra, perché l'acustica costa un po' di più, l'elettrica ha bisogno anche dell'amplificatore, quindi diciamo che questa è la cosa più economica che si può comprare per iniziare. Quindi chitarra classica, abbiamo appunto questa cassa armonica, quindi sento, okay, il suono, il suono lo sento ed è un suono abbastanza caldo. Perché? Perché per esempio la differenza con l'acustica, che è quella che si avvicina di più a questa tipologia di chitarra, è che
Abbiamo delle corde che è fatto di un materiale un po' più caldo, che è il nylon, non è come il ferro, ok? La chitarra acustica ha le corde di ferro, mentre la classica ha le corde che sono di vari materiali, ma diciamo l'anima delle corde sono in nylon. Le prime tre, che sono dalla più bassa, la prima, seconda e terza, abbiamo corde totalmente in nylon. Poi abbiamo cioè, diciamo che il nylon è quello più comune, poi ovviamente se si sale di prezzo si ha dei materiali diversi. La 4, la 5 e la 6 di corde invece sono rivestite in metalli come per esempio il bronzo, l'oro, l'argento, dipende da, ovviamente da quello che si paga. Però insomma ha sempre l'anima in nylon e quindi ha questo suono più caldo. Adesso sentirai la differenza dopo Ok, sentirai la differenza con la chitarra acustica. È più una chitarra che si utilizza, diciamo, se fossi specializzato in qualcosa, diciamo la musica classica va molto bene, questa chitarra qui, infatti si chiama chitarra classica anche per quello. Musica per esempio flamenco, musica spagnolo. Per quanto riguarda la musica spagnola, abbiamo questo suono molto più vicino a quello che è lo stile. Ecco, quindi questo è un po' le caratteristiche del suono. Poi abbiamo, per esempio, come struttura, abbiamo le corde che in altezza, in questo range qui, abbiamo le corde abbastanza distanti tra di loro. Questo potresti pensare sia negativo, in realtà è una cosa positiva. Perché? Perché la difficoltà principale che ha, per esempio, una persona che comincia a suonare la chitarra è il fatto che magari io faccio il do e magari con il polpastrello sfioro magari la prima corda, ok, col polpastrello dell'indice. E si stoppa. Se ho le corde troppo vicine in questo senso, avrò il polpastrello delle varie dita che sfiorano. Ovviamente questo all'inizio poi si migliora, però all'inizio avrò appunto qualche corda che suona magari un po' male. E il fatto di avere le corde un po' più distante agevola questa cosa qui, quindi magari all'inizio si è un po' più agevolati in questo senso. Quindi questo è una cosa interessante. Ovvio che se poi vado a suonare l'elettrica, perché è quello il mio obiettivo, avrò un cambio talmente diverso, perché nell'elettrica sono veramente molto ravvicinate le corde, che insomma ci vorrà un po' per abituarsi. Oltre alla distanza in questo senso delle corde, abbiamo anche un action molto alto. L'action cos'è? È la distanza tra la tastiera, okay, quindi il manico, e la corda, quindi questa altezza qui, ok? Questa altezza qui nella chitarra classica è abbastanza alto. Questo vuol dire che bisogna fare più strada, bisogna schiacciare di più per fare la nota. Però allo stesso tempo il fatto di avere delle corde di nylon ti permette di sentire meno dolore, okay, sulle dita, perché è normalissimo che all'inizio tu abbia un po' di dolore a schiacciare le corde, ok? Quando si schiaccia per fare gli accordi, poi col passare del tempo riuscirei a schiacciarle meglio e con meno forza e quindi avrai meno dolore. Poi diciamo che le dita si abituano. Adesso si parla spesso di calli, in realtà calli non si vedono quasi neanche praticamente quando si suona. In realtà ti abitui e suoni meglio e quindi fai meno anche fatica e senti anche meno dolore. Le corde in nylon ti agevolano in questo perché appunto il nylon è un materiale che è un po' più morbido rispetto al ferro, che invece ti darà più fastidio. Ecco, questa diciamo la chitarra classica è quella che solitamente viene consigliata molto di più per iniziare a suonare. Si dice sempre parti con la classica e poi il discorso che ho fatto all'inizio è quello, cioè nel senso se hai già le idee chiare
magari ti piace di più uno stile rispetto a un altro, comincia con quella del tuo stile perché poi cambiare sarà difficoltoso. Cioè, bisognerà riabituarsi. Andiamo a vedere invece adesso la chitarra acustica. Ok, hai sentito molto la differenza tra il suono della chitarra acustica e quello della classica, probabilmente. Hai sentito quella della classica molto più cupo, caldo, ok, morbido, mentre è molto più tagliente. Ok, molto più tagliente, più brillante il suono della chitarra acustica, detta anche chitarra folk. Allora, vediamo un attimo come abbiamo fatto con la chitarra classica, un po' tutte le caratteristiche di questa tipologia di chitarra. Abbiamo sempre la cassa armonica, quindi io posso sentire il suono senza doverla attaccare alla corrente, ok? In realtà la chitarra acustica ti permette anche di inserire, per esempio, io posso inserire il cavo qui ed attaccarla al sistema di amplificazione, che può essere un amplificatore, può essere un mixer, magari quando vado a suonare fuori, nei locali, ok? Quindi se devo amplificare la chitarra di prima che non aveva il sistema elettronico, devo microfonarla, ok? Quindi devo utilizzare il microfono. Questa qui utilizzo direttamente il cavo e quindi elimino anche tutti i rumori di fondo e si sente solo la chitarra. Infatti anche qui ho alcuni settaggi per quando devo amplificarla. Abbiamo appunto, come abbiamo visto prima, una delle differenze che in realtà non conta niente, però riconosci per esempio spesso la differenza tra acustica e classica perché la classica ha le chiavi, queste qua, che sono messe al posto che così, in questo modo, ok? Invece qui abbiamo le chiavi che vengono qua. Le chiavi sono queste, servono per accordare la chitarra. Se ti iscrivi al corso gratuito di suonarechitarra.com, già nella prima lezione vedi tre modi per accordare la chitarra, in modo molto semplice. Abbiamo le corde di ferro, ok? Quindi sono proprio tutto ferro. Le prime due qua sono di ferro e basta. Dalla terza in poi cioè metallo rivestito di altro metallo, ok? Allora, le corde qui sono intanto più vicine per quanto riguarda questo modo di vedere, ok? Quindi abbiamo detto che la chitarra classica in questo senso aveva le corde più distanti tra di loro, ok? Quindi ti agevolava nel non sfiorare le altre corde quando fai gli accordi, ok? Questa chitarra ha le corde leggermente più vicine in questo senso. Oltre a questo, ha le corde, diciamo come action, abbiamo visto prima cos'è l'action, ovvero la distanza tra il manico e le corde. Forse in questo caso è un po' più stretta, quindi fai meno fatica, però in realtà il fatto che le corde siano tutte di ferro, eccetera, sono più dure e quindi danno un po' più fastidio da suonare, ok? Quindi all'inizio potresti avere un po' più dolore con la chitarra acustica rispetto alla chitarra classica. A questa chitarra, per esempio, se quella classica che abbiamo visto prima è perfetta, per esempio, per flamenco, musica classica, invece questa è molto più interessante se io voglio fare strumming. Cos'è lo strumming? La modalità di suonare strumming è quella con gli accordi, quindi modalità tipo da canzoniere, ok, le prime trecce. Tipico modo di suonare, per esempio, di un cantautore, quindi faccio gli accordi, quindi faccio la base con la chitarra e canto con la voce. Questa è la modalità strumming, perché strum è l'appennata, ok, to strum. La modalità strumming è proprio quella. Ok, è quella dove suono con le flettate tutte nell'appennata, proprio su tutte le corde, facendo gli accordi, ok? Ecco, quindi hai già capito un bel po' di differenza di stile tra la chitarra acustica e la chitarra classica, ok? Adesso andiamo a vedere invece anche la chitarra elettrica, qual è la differenza che abbiamo anche da queste due.
Ok, come hai potuto sentire in questo momento, la chitarra elettrica non suona da sola, diciamo, senza aver attaccato niente come amplificazione, però appunto senti proprio il suono delle corde perché non è la cassa armonica, quindi non risuona il suono, però qualcosa si sente, ok? Ottimo, diciamo, se non vuoi disturbare il vicinato, stacchi tutto quanto e suoni senza l'amplificazione, ok? Fai meno rumore. La chitarra elettrica, che caratteristiche ha? Appunto, abbiamo visto che deve essere amplificata, se no non si sente il suono. È fatta quindi per avere questi che sono delle specie di microfoni praticamente, perché al posto della cassa armonica abbiamo qui dei sensori che prendono il suono e lo portano all'amplificatore che poi lo amplifica. Quindi questi non sono altro che dei microfoni, tra virgolette, non sono microfoni, però sono dei sensori che prendono il suono della chitarra. E abbiamo i volumi qua, il tono, abbiamo il selettore di questi, ok? Con questo posso selezionare quale di questi, quale combinazione di microfoni, si chiamano pickup, combinazioni di pickup posso utilizzare. Ok, quindi il funzionamento è questo. Quali sono le caratteristiche che interessano a te che stai cominciando a suonare da zero? Allora, prima di tutto le corde sono di ferro come quelle dell'acustica, ma sono molto molto più fine. Solitamente. Poi c'è chi magari utilizza delle corde molto più grosse sulle elettriche, però è un'altra questione. Solitamente sulle elettriche delle corde molto più fine, infatti si riesce a fare cose di questo tipo. Se io facessi questo, che è una tecnica di chitarra che poi più avanti la scoprirai, dato che stai cominciando a suonare. E se io facessi questo sull'acustica dovrei fare un sacco di sforzo e mi farei molto male alle dita, ma con la chitarra elettrica, avendo le corde più fine e sono più morbide rispetto a quelle dell'acustica, riesco a fare meglio questo tipo di cose, quindi più virtuosismi, cose più veloci, anche l'action della chitarra qua, abbiamo visto cos'è l'action, quindi la distanza tra il manico e le corde è molto bassa, quindi proprio si fa pochissima fatica a schiacciare le corde. E cos'altro? La distanza in questo senso è molto ravvicinata, ancora di più rispetto all'acustica. Quindi è difficile, per esempio, fare gli accordi perché si rischia spesso di andare a sbattere con i polpastrelli o sfiorare la corda successiva che stiamo schiacciando. Quindi ecco, a queste caratteristiche qua, diciamo che solitamente non si usa imparare a suonare con una chitarra elettrica perché è un po' una chitarra particolare, ok? Però se tu stai cominciando a suonare perché ti piace il rock, perché ti piace il metal, è inutile che inizi da una chitarra che poi non utilizzerai, ok? La chitarra classica non la utilizzerai se ti piace il rock. Però se non hai le idee chiare dovrai necessariamente scegliere tra acustica e classica, ok? Ricordati che se vuoi comprare una chitarra elettrica per iniziare, perché hai già bene le idee chiare su quello che andrai a suonare dopo, devi anche comprare il cavo e l'amplificatore, perché sennò senza, ok? Sì, lo puoi sentire così, però è poco, cioè si sente pochissimo e dovresti avere necessariamente un amplificatore, quindi c'è bisogno di una serie di cose. Esistono anche i kit, poi ovviamente in questa pagina che stai vedendo vedrai anche tutti i consigli per acquistare, ok? Quindi non ti preoccupare, abbiamo preparato tutto per te perché tu possa cominciare a suonare. Quindi mi raccomando, dopo aver ben visto questo video e aver ragionato su quello che è la scelta migliore per te, vai a vedere qui sotto in questa pagina che vedrai dove poter acquistare, quali modelli sono consigliati per chi inizia, ok? Perché è inutile andare a spendere 5.000 euro, 3.000 euro, 1.000 euro se magari devi un attimo cominciare da zero, ok? Ricapitolando, allora, se hai già le idee chiare, se
Vuoi suonare classico, musica classica, se vuoi suonare flamenco, chitarra classica. Se vuoi suonare folk, se vuoi suonare pop, se vuoi suonare invece fingerstyle, per esempio, chitarra acustica, ok, quindi corda in ferro. Se vuoi invece suonare rock, metal, cose dove si usa la chitarra elettrica, comincia subito con la chitarra elettrica, ok? Cerca di non ascoltare chi ti dice che bisogna per forza imparare con la chitarra classica perché non è la soluzione migliore. Se invece non hai le idee chiare, abbiamo visto le caratteristiche di tutte e tre le chitarre. In realtà ti consiglio che se non hai le idee chiare, invece parti da classica o acustica, ok? Scegli tu quella che trovi più interessante nel tuo caso, ok? Abbiamo visto per esempio la distanza tra le corde, l'action, abbiamo visto cos'è l'action, abbiamo visto il materiale delle corde, il suono, a cosa si presta meglio una chitarra, a cosa si presta meglio l'altra, ok? Quindi decidi tu in base a quello che hai in mente, quello che vuoi fare, quali sono i tuoi gusti, ok? Ok, allora, dopo aver preso la chitarra, o comunque anche subito se vuoi, puoi iscriverti al corso di chitarra gratuito per partire da zero, quindi in questa pagina troverai il link per iscriverti a suonarechitarra.com, vedi tutto il blog, però c'è il link preciso per iscriversi e ricevere gratuitamente 10, in 10 giorni hai 5 lezioni dove impari una canzone da zero, ok? Quindi in 10 giorni impari la tua prima canzone vedendo la postura, vedendo come si accorda la chitarra, gli esercizi di stretching. Poi vedrai gli accordi, come si fanno gli accordi, vedremo la pennata, vedremo un po' di ritmica, ok? E alla fine suoneremo una canzone, ok? Quindi se in caso vuoi provare il fatto di cominciare a suonare anche online, cominciare a imparare tramite delle lezioni anche da autodidatta, che per un certo verso possono essere più comode, nel senso che se non hai tempo puoi imparare a qualsiasi ora del giorno, della notte, tanto il maestro che sono io, mi troverai comunque il video è già registrato, quindi te lo puoi vedere quando vuoi. Ci sono video, ci sono immagini, ci sono testi, ok? Quindi troverai veramente tutto quello che ti serve per partire da zero ed arrivare a suonare una canzone completa, ok? Ovviamente è gratis, lo sottolineo, cioè il corso, quello là per imparare a suonare una canzone, è gratuito. Ovviamente poi se vuoi ci saranno altri percorsi che sceglierai tu in caso se affrontare insieme a me o se magari hai visto che non ti piace suonare la chitarra, puoi lasciar perdere. Una cosa importante, perché le persone scelgono i miei corsi online e non magari quelli di altri? In realtà il motivo è uno, è che si capisce qualcosa. ho veramente improntato tutto il mio modo di insegnare, tutte le mie lezioni sul fatto di non dare nulla per scontato, di spiegare molto, in modo molto semplice quelle che sono le cose da sapere, ok? Infatti molte persone, per esempio, si iscrivono al mio corso dopo aver frequentato altri corsi, dicono: non ho capito niente né col maestro né con altre lezioni online. Ho fatto questo corso ed ho capito tutto. Quindi la cosa importante è che è molto semplice da applicare, va bene per qualsiasi età. Ci sono persone iscritte al mio corso che hanno magari 5-6 anni addirittura e capiscono perfettamente quello che dico, riescono a ottenere dei risultati. Persone di oltre 60 anni, ok? Quindi sopra i 60 anni. Quindi veramente, se vuoi, puoi divertirti con la chitarra, ok? Magari non riesci a diventare il numero uno al mondo, ok? Però è importante sapere questa cosa. I corsi che per esempio faccio io su suonarechitarra.com sono dedicati a persone che vogliono divertirsi. Quindi se uno vuole divertirsi, se vuole appunto emozionare un po' con la chitarra, se vuole divertirsi a suonare, suonare e cantare, insomma, queste cose qua le possono fare tutti. Non ho visto nessuno che ha dovuto smettere perché non riusciva a farlo, ok? Sono cose che possono fare tutti, chi con un po' di più difficoltà, chi un po' di meno, però se vuoi divertirti ce n'è da divertirsi. Quindi ti aspetto in caso, se vorrai, sul corso di chitarra di suonarechitarra.com e quindi mi auguro di sentirti anche tra i commenti o per email. Non mi resta altro che augurarti di comprare la miglior chitarra per te per iniziare. E ci vediamo nel corso gratuito in caso se vorrai. Ciao e buon divertimento!